La scorsa volta 7 su 9, questa volta vogliamo fare meglio. In questo video tutti i pronostici della undicesima giornata di Serie A, più la dritta, più il risultato esatto. Insomma, cominciamo subito a bomba perché praticamente fra pochissimo comincia Atalanta-Lazio, che è la prima partita di questo turno. Scorsa volta, come detto, abbiamo messo nelle storie di Instagram i pronostici. Vi ricordo, seguiteci anche lì perché quando non riusciamo qualche volta a fare il video dei pronostici, comunque su Instagram ci saranno sempre. Quindi seguiteci anche lì perché tra post e storie, comunque, i nostri consigli ci sono sempre. Oggi però video e ci siamo. Atalanta-Lazio, ore 15. Partiamo subito con una gran bella partita. Qualche assenza nell'Atalanta. La Lazio che si è ripresa con questa vittoria sulla Fiorentina. Atalanta, grande vittoria con la Sampdoria, insomma, sta piano piano ricarburando, ha superato la Lazio, è lì quinta a 18 punti. Vedendo le quote però del gol dell'over, veramente bassi. Credo sia comunque una partita veloce, rapida, quindi anche con qualche ammonizione, secondo me. Io vado con due o più cartellini di entrambe le squadre, quindi tutte e due le squadre devono ricevere almeno due cartellini. Quota 1,53. Penso che non ci siano problemi. Vedo una partita molto veloce, la Lazio va molto sulle fasce con Felipe Anderson e Pedro, con Lazzari, l'Atalanta la conosciamo, quindi credo che possa andare bene questa quota qui. Alle 18, altra gran bella partita, Verona-Juventus. In questo caso le quote, diciamo, hanno secondato quello che penso di questa partita. Il Verona sta facendo una marea di gol, ne ha fatti al momento 22, è il terzo miglior attacco del campionato. 3 alla Roma, 4 alla Lazio, 2 al Milan, insomma, segna anche a squadre importanti. La Juventus, per quanto in difficoltà, un gol credo al Verona lo possa fare. Il gol a 1,80 me lo immaginavo molto più basso, invece 1,80 ce lo prendiamo proprio alla grande, quindi che devono segnare entrambe. Questa sera uguale, Torino-Samp, 20 e 45, anche qui le quote sono andate incontro al mio pensiero della partita. Vedo una partita che è equilibrata, ma dove tutte e due penseranno più a far gol che a difendersi, onestamente. La Samp, comunque, tutte e due hanno un po' bisogno di punti. Non hanno una. Dietro, comunque, ci sono squadre più deboli di loro. Quindi, io credo che il gol a 1,80, comunque, entrambe le squadre, la Samp 13 gol, il Torino 12, quel golletto a partita, lo fanno tra di loro. Credo che il gol a 1,80 sia molto molto buono. Inter-Udinese domenica 12:30. Qua mi sono fatto guidare un po' sia dal pensiero che dalla statistica. L'Inter nelle ultime due partite 2 under, l'Udinese nelle ultime tre partite 3 under. Di conseguenza sappiamo che, insomma, in statistica poi le serie finiscono. Già vedevo una partita da over, più ho visto questa statistica. Over a 1,61, quindi almeno 3 gol nella partita. La differenza è tanta, l'Udinese 11 punti, comunque abbastanza tranquilla l'Inter, ovviamente. Miglior attacco del campionato, 26 gol, deve continuare la rincorsa su Napoli e Milan, quindi over 1,61, lo vedo molto molto bene. Fiorentina-Spezia ore 15, qui ovviamente la Fiorentina è favorita, ma 1,45 non la giocherei mai, troppo bassa. La differenza di valori c'è. Però ho visto che la Fiorentina in 10 partite, 5 vittorie, 5 sconfitte. Non ha mai pareggiato. E in Serie A lo ha fatto solo l'Empoli, con 4 vittorie e 6 sconfitte. E basta dei pareggi. Mentre delle sconfitte ancora Napoli e Milan a quota 0. Piano piano queste caselle si riempiono sempre, non rimangono mai a 0. Salvo rarissime eccezioni di squadroni che non perdono mai. L'X. Lo giocherei statisticamente, però capisco che la Fiorentina è più forte dello Spezia. Andrei quindi sul pari, quota 1,90. Ci copriamo, quindi ci prendiamo anche le vittorie della Fiorentina con due gol, 2-0, 3-1, 1-1, 2-2, 0-0. I pareggi ce li prendiamo tutti. Insomma, abbiamo anche una bella copertura. Quindi il pari a 1,90 lo giocherei senza problemi. L'X a quasi 4 per rischiare, lo butterei là, però io consiglio il pari a 1,90. Alle 15 Genoa-Venezia,
Genoa-Venezia ore 15, esatto. Allora, Venezia viene da due sconfitte consecutive e segna veramente col contagocce. 8 gol fatti, il peggior attacco del campionato. Ha tanta difficoltà là davanti ad andare in gol. Il Genoa è sotto il Venezia di un punto, 7 punti. Però comunque ha fatto sempre tanti gol e ha quota già 15, ne subisce molti, è vero, 22. Però ho visto una squadra che comunque è viva, che comunque c'è. Io andrei sulla vittoria secca del Genoa in casa a 1,95. Comunque il Genoa in casa offre sempre prestazioni di buon livello col pubblico a favore. Quindi l'1 a 1,95, quasi a 2. Ce lo prendiamo senza problemi. E il Genoa non vince da 7 giornate. E anche qua, tutte queste strisce, prima o poi, si interrompono. Sassuolo-Empoli, sempre ore 15. Sassuolo viene a questa straordinaria vittoria con la Juve. L'Empoli, una sconfitta più che onorevole. C'era anche probabilmente un rigore, cioè c'era un rigore sullo 0-0 per l'Empoli. Quindi ha fatto sicuramente un'ottima figura, ha creato anche delle occasioni. Quindi assolutamente vedo una partita con tanti gol, assolutamente. Però mi sono concentrato più sul Sassuolo, perché l'Empoli prende almeno 2 gol da 5 partite. Ed è vero, sì, statisticamente prima o poi si interrompono anche queste, però in questo caso secondo me è un indice veramente di una difesa abbastanza fragile, 20 gol subiti in 10 partite, quindi una media precisa di 2 gol subiti a partita. Il Sassuolo i gol li fa, lo sappiamo. Ne ha fatti due alla Juventus. Andrei sull'over 1,5 del Sassuolo. Quota 1,53, non altissima, però il Sassuolo che fa almeno 2 gol. Ne ha fatti due alla Juventus, ne ha fatti anche tanti altri. Credo possa farne due anche all'Empoli. Salernitana-Napoli ore 18, il derby campano. A livello di valori, vabbè, non c'è partita, non stiamo neanche a dirlo. Praticamente penultima contro la prima in classifica. Mi sono però concentrato sui cartellini in questo caso, non di tutte e due le squadre, perché potrebbe esserci una partita veramente a senso unico. Potrebbe, poi non si sa mai. Però in questo caso credo che la Salernitana comunque è un derby in casa col pubblico, dopo comunque una sconfitta con l'Empoli molto brutta in casa, insomma, 4 gol presi. Credo voglia, insomma, in casa farsi rivalere. Over 4,5 cartellini generali, quota 1,80. Non ne vedo molti nel Napoli, però magari uno, due possono uscire. Ne vedo abbastanza da parte della Salernitana. Quindi un complessivo, devono fare almeno 5 cartellini in tutta la partita, quota 1,80, una buona quota. Stiamo per chiudere. Roma-Milan, il posticipo, ore 20:45, big match di questa giornata insieme ad Atalanta-Lazio, Verona-Juve, insomma tante belle partite. Ah, su Roma-Milan mi soffermo un attimo, perché allora le quote danno la Roma favorita a 2,30 in casa, e onestamente insomma ci sono 9 punti di distanza. Il Milan 9 vittorie e un pareggio. Ok, la Roma gioca in casa, ma il Napoli era favorito a Roma. Non vedo perché non lo debba essere anche il Milan, che comunque, anzi, gioca, sta dimostrando di giocare forse anche meglio del Napoli. Il Napoli è molto più solido, è fortissimo, solo 3 gol subiti. È una cosa che onestamente ho capito poco, perché mi aspettavo almeno alla pari, almeno equilibrata, visto il valore del Milan, che in questa partita è più squadra della Roma al momento. È più forte, forse se non nei titolari, ma sì, secondo me è for più forte anche nei titolari, però è più forte nettamente a livello di ricambi in corso, quindi anche durante la partita possono entrare tanti giocatori che forse sarebbero anche titolari nella Roma. Quindi secondo me è una partita un po' trappola per le quote messe. Io vedendo appunto una partita equilibrata vado sull'X a 3,50. Una partita veramente equilibrata, da 0-0, 1-1, forse un po' più diversa da quella col Napoli, forse più da 1-1 che da 0-0. Il pari a 1,90, però
perché comunque ci andiamo a coprire. Secondo me è una partita che navigherà molto sul filo dell'equilibrio. Comunque la Roma dopo la batosta in Norvegia con Napoli, gran bella partita, è riuscita a portare a casa la vittoria anche a Cagliari, creando molto nel finale di partita. Milan, insomma, lo conosciamo, sta viaggiando ad un ritmo clamoroso, non ha fatto una vittoria eccezionale nell'ultimo turno, però l'ha comunque portata a casa. Quindi X è pari, X350 pari a 1,90, mi piacciono molto. Chiudiamo con Bologna-Cagliari lunedì 20:45, sarò molto breve, insomma, Bologna 22 gol subiti, il Cagliari uguale, ultimo in classifica. Bologna sta messo benino in classifica. Mi aspetto una partita con tanti, 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 tanti gol e andrei sull'over 2,5, quindi 3 gol nella partita, 1,66. Questi tutti i pronostici. La dritta di questa giornata, sono stato un po' in dubbio, tra qualche partita, onestamente, perché ci sono tante cose che mi piacicchiano di questa partita, però andrei. Ce ne ho due in ballo, ce ne ho due in ballo. Sto scegliendo adesso perché mi piacciono veramente molto. Mi piacciono veramente molto. Ma ti dico, le diamo tutte e due. Ne diamo due come dritte oggi. Andiamo nel pari di Fiorentina Spezia, 1,90. Le motivazioni ve le ho già ampiamente descritte. Fiorentina non ha mai pareggiato in campionato. Col pari abbiamo tutti i pareggi più tanti altri risultati. 1,90, vicino alla pari. Gran bella quota. E Verona Juve. Il gol a 1,80 per tutti i motivi che vi ho detto. Il Verona, comunque, 22 gol subiti, 22 gol fatti, terzo miglior attacco, segna tantissimi gol. È in una forma clamorosa. La Juve è in difficoltà, però, un golletto al Verona, credo lo faccia. Morata, Dybala, insomma, qualcosa può uscire fuori. Quindi, queste due dritte, il gol a 1,80 della Juve e il pari a 1,90 della Fiorentina, due dritte questa settimana. Mentre per il risultato esatto, anche qui. Ero un po' in dubbio, però sono andato su un risultato che ci ha portato fortuna un paio d'anni fa, mi sembra, non vorrei ricordare male, un paio d'anni fa, proprio la stessa partita era proprio la stessa partita, Bologna-Cagliari, l'over, scusate, l'over era il pronostico, Bologna-Cagliari, risultato esatto 3-2. Quindi una quota non banale, Bologna-Cagliari, risultato esatto 3-2, quota 29. Insomma, teniamola bene a mente, quota 29, 3-2, vedo tanti gol in questa partita. In questa partita prendemmo all'epoca il 3-2, era quota 32, se non sbaglio all'epoca, sì, era 3-2, quota 32, questa volta è leggermente più bassa, quota 29. Però ci piace perché ci ricorda quella vittoria e comunque questa partita vediamo tanti gol, quindi azzardiamo, proviamo un po' con questa quota. Questi tutti i pronostici di questa giornata, mi raccomando, buona fortuna, seguiteci anche su Instagram per chi già non lo facesse, così anche lì ogni tanto mettiamo i pronostici quando non riusciamo qua. Noi ci vediamo per il video post partita di Roma-Milan. Come al solito, dallo Stadio Olimpico, appena finita la partita. E buona fortuna a tutti, incrociamo le dita. Come al solito, diciamo, prendete spunto da questi pronostici. Quindi non dovete giocarle tutte. Se vi piace una in particolar modo, la potete inserire nelle multiple, nelle singole, insomma, come volete voi. Noi proviamo un po' a dare un quadro complessivo di lettura delle partite. Per fortuna. E un po' per esperienza, bene o male, le letture sono quasi sempre esatte. Comunque, 7 su 9, 8 su 10, 7 su 10, bene o male, la percentuale è quella. Poi, certo, il palo, il dettaglio, l'approccio di una squadra, ovviamente, cambia sempre tutto. Però, buona fortuna, ci vediamo per tanti altri video qui sul nostro canale. Ciao a tutti, amici.